Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi siamo qua con il primo video reaction del canale Alimentare Watson. Poi tempo fa ho fatto una storia su Instagram dove vi chiedevo l'argomento del video e il risultato è stato a maggioranza la cacio e pepe, quindi oggi andremo a vedere alcuni video che trattano questo argomento. I video che andremo a vedere oggi sono due, sono tutti di professionisti del settore, quindi vediamo un po' quali sono le tecniche che usano e cerchiamo di poter prendere qualche buono spunto. Bene ragazzi, siamo qui con questo bellissimo schermo nero. Per adesso il primo video che andremo a vedere avrà come protagonista niente po' di meno che Alessandro Borghese. Per chi non lo conoscesse, Alessandro Borghese dice che la cacio e pepe è il suo piatto forte, quindi vediamo un po' come la fa e cerchiamo appunto di prendere qualche buono spunto. Oggi faremo il classico, vi faccio una bella cacio e pepe, ma una cacio e pepe non semplice, con un twist, con due carciofi fatti a chips e un po' di mentuccia fresca. Non perdiamo tempo. Ci può stare. Pepe macinato nel pestello, perché dà più sapore e più profumato. Sì, può essere, nel senso il fatto di macinarlo al mortaio, quindi con un pestello, magari evita di scaldarlo troppo, quindi magari ha più sapore, però personalmente non credo che cambi tantissimo. Comunque va bene. Poi, tonnarello fresco, un carciofo già pulito, già mondato, della mentuccia fresca, pecorino romano stagionato, parmigiano reggiano. Non dire niente, non dire niente. Ma come parmigiano? Come? Alessandro, ma cosa mi combini? Stagionato almeno 24 mesi e poi vi farò vedere perché potrebbe cagliare. Non vogliamo che cagli il formaggio. Allora, scherzi a parte, però secondo me lui vuole un secondo mitigare il sapore pungente del pecorino romano, siccome non a tutti piace questo sapore così invadente, vuole magari renderlo un pochino più appetibile a diversi palati, ecco. Quindi è una cosa che ci può stare, ovviamente si scherza qua, nessuno, almeno io non mi ritengo un mujahideen della cucina, quelli che dicono cacio e pepe è soltanto cacio e pepe, ci può stare anche un pochino di parmigiano, insomma è comunque un gusto gradevole per chi appunto non gradisce solo pecorino, perché può essere veramente molto invasivo, ecco. Che è una cosa bruttissima, non perdiamo tempo allora. Quando lui dice cagliare intende la stessa cosa che dicevamo nel video della cacio e pepe, cioè stracciare, cioè quando le proteine coagulano, buttano fuori l'acqua e creano quei grumi che sono, diciamo, non belli da vedere. L'acqua bolle, sì, alziamo, buttiamo subito il tonnarello. Allora, lui in questo caso utilizza una pasta all'uovo. Per quanto mi riguarda preferisco la pasta di grano duro, perché la pasta all'uovo rischia di fare un pochino, diciamo, la malta, ecco, di essere un pochino troppo densa alla fine. Secondo me la pasta di grano duro si addice meglio a questo tipo di preparazioni, però scelta personale, comunque anche con la pasta all'uovo viene buona. E la prima cosa, butto dentro, copro e faccio andare. Alzo la fiamma della mia padella, sto usando un padellino di ferro, perché col padellino di ferro trasmette molto più calore, buona anche per fare la carne, la padella di ferro. Mandolina, carciofo. Come mandolina? Ma taglialo a coltello, sei uno chef. È un piatto veloce, si può fare molto rapidamente. E mandolina, 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 mandolina. Oh, mandolina. Personalmente questo attrezzo mi terrorizza, perché dopo averla usata qualche volta ho scoperto che è molto più facile tagliarsi con questo arnese qui che con un coltello. Io personalmente non la utilizzo mai perché, boh, non mi sento sicuro, preferisco veramente di gran lunga tagliare le cose a coltello, magari un pochino meno precise, magari un pochino meno sottili, però veramente questo attrezzo qui lo considero una cosa abbastanza pericolosa. Colina. Via. L'olio, vediamo se frigge. Frigge! Dentro, prendiamo questo per scolare i nostri carciofi. Grattugia, ciotola. Grattugiamo subito il nostro formaggio. Questo è un piatto per conquistare, perché è molto pesante e il partner si addormenta subito dopo che l'ha mangiato. Grattiamo un po' di pecorino. 50 e 50, metà pecorino e metà parmigiano. In questo caso lui fa una proporzione, diciamo, classica, abbastanza democratica, diciamo, in parti uguali, pecorino e parmigiano, però secondo me se
poi uno vuole che si senta più il pecorino, più il parmigiano, aumenta la quantità o dell'uno o dell'altro. Poi potete cedere un po' con l'altro, non è un problema, dipende, se vi va di cedere. Ok, osservate bene perché questa è la parte importante. Siamo tutt'occhi. Pepe, io ne metto tanto perché sennò, che l'hanno chiamato a fare che c'è pepe? Ci va, carciofi come vanno qua? Oh. Ci vanno una punta di acqua, proprio poca. Osservate attentamente. Guardate. Giro intanto i nostri tonnarelli. Ecco qua fa una cosa molto intelligente, cioè mette pochissima acqua alla volta perché non si sa qual è la quantità di acqua che serve. Si deve andare un pochino occhio in questi casi. Dobbiamo formare una cremina. Vi do anche un altro segreto, ne potete fare tanta e la potete surgelare. Ecco, questo è un buon consiglio, una cosa che io in effetti mi sono dimenticato di dire nel video e è un buonissimo consiglio. Se siete particolarmente amanti di questo piatto, potete tranquillamente fare un po' di impasto della cacio e pepe, farlo a forma di palline oppure metterlo nei cubetti del ghiaccio e congelarlo. Ecco qua. C'è nebbia? Dentro. Poi, velocissimamente, appena avete messo la pasta, dovete mischiare. Ecco, quello che vi consiglio di fare se usate la pasta all'uovo come lui è giocare un pochino con l'acqua, cioè non metterne troppa, perché veramente la pasta all'uovo è un po' ingannatrice in questo senso. Mentre con la pasta di semola, di grano duro normale, avete un pochino più di libertà, diciamo. Cacio e pepe bianca, piatto nero. Viva l'Inter, ma soprattutto abbasso la Juve! Faremo il nido, è una questione estetica, anche, ma è anche una questione funzionale, perché serve a mantenere calda la pasta. Questo qua è vero, il nido non serve soltanto come decorazione, diciamo, ma appunto come dice lui serve anche per mantenere la pasta il più calda possibile. Questo accorgimento ovviamente serve più che altro nei ristoranti, cioè quando la pasta deve arrivare al cliente abbastanza calda. E qui c'è il tocco borghese. Secondo me i carciofi ci stanno bene, poi ripeto, sono quelli, ah, i carciofi, la cacio e pepe deve essere solo cacio e pepe, ma non competi con gli... Sono ancora contento perché ho il carciofo, ho il cacio, ho il pepe, però mi manca la mentuccia. Guarda che orto. Deve avere un loft così. Mentuccia, eccola qua. Che con il carciofo ci sta divinamente. Da quel tocco di freschezza. Mi sarei aspettato che la mettesse nella mantecatura della pasta. Così sopra da sola, secondo me è più un fatto decorativo. Se vuoi che sappia di mentuccia, secondo me devi appunto metterla in fase di mantecatura, spezzettarla un pochino con le mani, così dà sapore. In cima così dà sapore solo quando prendi la foglia di mentuccia e te la mangi insieme alla pasta, ma il resto della pasta non prende il sapore dell'erba aromatica, diciamo. Siccome un piatto buono senza vino non ha senso, mi sa che sceglierò dalla mia cantina un vino laziale. Ecco, io non sono un grandissimo esperto di vini, quindi prendete le mie parole per quello che sono. Però ho sentito dire a molti esperti che il carciofo è uno dei vegetali, diciamo, più difficili da abbinare a un vino in generale. Ci sono pochissimi vini che vanno bene con il carciofo, quindi è molto difficile da abbinare. Però, insomma, questo qua sarà anche gusto personale. Poi io ripeto, non me ne intendo tantissimo di vini, quindi... Questo è un pasto da re! Altro che caviale e champagne! Cacio e pepe e frascati! Però non ha una brutta faccia. Direi che è venuto fuori un bellissimo risultato. D'altronde è il suo piatto forte. Se non gli viene bene a lui, chi è che deve venire bene? In questo caso lui ha usato una tecnica diversa da quella che abbiamo visto noi nel video. Cioè ha mantecato la pasta in una ciotola, noi l'abbiamo fatto in padella, sempre comunque fuori dal fuoco. Bene ragazzi, direi che possiamo passare al prossimo video. Buongiorno a tutti signori e ben trovati. Allora, come ha introdotto il grande passato. Buongiorno. Se c'è Pietro, oggi abbiamo a gran richiesta a proporre un altro piatto tipico della cucina romana, che è la cacio e pepe. Piatto molto semplice, con pochi ingredienti, ma con alcune accortezze. Cominciamo con la presentazione degli ingredienti. Naturalmente il pecorino. Mi
Mi sa che anche lui fa la cosa di tagliare il parmigiano col pecorino perché ho già visto qualcos'altro. Prima cosa, tre manciatine. Poi abbiamo del parmigiano reggiano, una manciatina e il classico pepe nero che poi andremo a macinare al momento. Allora, la cosa molto importante è andiamo ad aggiungere un po' di parmigiano, innanzitutto perché? Perché così andiamo a tagliare un pochino il sapore del pecorino, che è un po' forte, un po' pungente. E per quanto riguarda invece il pepe nero, andremo a macinare al momento e come vedrete l'andremo un attimo a tostare in padella per fare sprigionare gli aromi e i profumi. Altro segreto per chi ha seguito la ricetta precedente della pasta carbonara è l'utilizzo della pasta. Ecco, in questo caso lui utilizza una pasta di granduro come abbiamo fatto noi nel video, e quello che vedo è anche una pasta di buona qualità. Andiamo a tostare il nostro pepe nero macinato al momento. Allora, per quanto mi riguarda, tostare il pepe va benissimo, ma io l'avrei fatto quando era ancora intero, in grani, e poi l'avrei macinato. Quindi andiamo a fare una generosa grattata di pepe, Ale, sulla nostra padella, che intanto si sta scaldando. Naturalmente un'altra cosa che vi posso dire è che se volete potete divertirvi cercando di cambiare un pochino le tipologie di formaggio, potete fare la vostra due cacio e due pepe, tre cacio e tre pepi, usando dei diversi tipi di pepe, miscelandoli tra di loro, potete usare dei pepi aromatici o balsamici come il pepe di Sichuan, il pepe giamaicano, il pepe lungo, o anche per quanto riguarda i formaggi, se avete delle preferenze potete usare, ci sta molto bene il castelmagno, piuttosto che un caciocavallo stagionato, quindi potete un po' giocare e divertirvi voi. Allora, quello... Allora, secondo me, per quello che mi riguarda, se fate una pasta cacio e pepe, cercate di utilizzare meno formaggi possibile. Cioè, non andate a mischiare più di due formaggi per il semplice motivo che di solito alla fine ne sentite solo uno. Se mettete, per esempio, cinque formaggi diversi, è molto difficile che voi riusciate a identificarli uno per uno, quindi alla fine non ha senso. Quello che andiamo a fare è, diciamo, per chi sempre ha seguito la ricetta della carbonara, un passaggio simile, ovvero la risottatura della pasta. Quindi andiamo a spiegare brevemente. Noi andiamo a cuocere la nostra pasta per la metà del tempo della cottura nel nostro bollitore. Poi, una volta tostato il nostro pepe, andremo ad aggiungere dell'acqua dal bollitore e andremo a finire la nostra cottura appunto in padella. Ecco, in questo caso lui usa la stessa tecnica praticamente che abbiamo usato noi nel video, quindi metà tempo di cottura, un po' di più di quello che abbiamo fatto noi in acqua e il resto risottato in padella. Favorendo che cosa? Lo scarico dell'amido e quindi si favorisce la nostra crema, la nostra cremosità della nostra pasta, che è il risultato finale che cerchiamo. I movimenti circolatori, così favoriamo lo scarico dell'amido all'interno dell'acqua. Sulla cacio e pepe posso dire, piatto semplicissimo, come avete visto, ben pochi ingredienti. Una delle difficoltà maggiori per chi appunto si accinge a preparare questo piatto è quello che in gergo dice appunto lo sfilaccio del formaggio, ovvero il risultato che noi non vogliamo è che quando andremo a mettere il nostro formaggio la pasta fili, quindi faccia quel filo al formaggio che non è appunto quello che noi cerchiamo. Stessa cosa che abbiamo detto noi, è sempre lo straccio dei formaggi. Una buona cremosità. Questo si evita con alcune accortezze. Innanzitutto, quando la pasta avrà finito la cottura, noi cercheremo di fare alcuni salti, saltandola un pochino in padella, incorporando aria. Questo è giusto perché saltando la pasta non è soltanto un movimento, diciamo così, scenico, ma serve appunto per inglobare aria che, essendo fredda, fa anche abbassare la temperatura della pasta. Questo ci faciliterà sia a creare una crema buona, sia a stemperare la temperatura dell'acqua, quindi così quando andremo a mettere il nostro formaggio non sarà più bollente, eviteremo questo sfilaccio del formaggio, ma ci sarà una bella crema densa. Quindi cerchiamo di levare gli eventuali grumi. Ecco qui, semplicemente questo. Eccoci qua, il nostro pastellino. Vedete, qui la nostra pasta sta finendo di cuocere, noi continuiamo il nostro movimento per favorire lo scarico dell'amido, come vi ho detto. Siamo quasi. È importante, più che cosa devo fare? Una pasta cremosa? Bene, la risottatura ha un senso quando devo raggiungere questo risultato finale. Sì, diciamo che la risottatura in padella, come dice lui, ha un senso se poi devi ottenere un risultato cremoso, è uno step in più. È vero anche che con la cacio e pepe la risottatura non sarebbe proprio essenziale perché comunque il formaggio ti crea la cremina, però diciamo che è appunto, come dice lui, un'accortezza in più. Andiamo adesso ad aggiungerlo. Voilà. Andiamo a prendere le nostre pinze e con un movimento energico andiamo a sciogliere il nostro formaggio. Guardate, guardate che bella crema che sta facendo, senza sfilacciamento alcuno.
ecco, state tranquilli che quella credo sia una padella professionale antigraffio, quindi ci potete andare con le pinze di ferro senza problemi, non sta staccando acciaio o cose strane che vanno nel piatto, quelle padelle sono fatte apposta. Guardate com'è tenuta, com'è bella. Male. Ottima. E ci siamo. Andiamo a cercare di fare il nostro nido. Ancora un pochino. Andiamo a raccogliere la nostra crema. Vedete che non ha sfilacciato per niente, è rimasta cremosa. Voilà. Guardate com'è cremosa. Beh dai, anche questo qua è un risultato molto buono, ha usato più o meno la stessa tecnica che abbiamo usato noi, quindi direi ci sta. Bene ragazzi, questi erano i video di oggi, io spero che questo nuovo format vi possa piacere. Ovviamente le reaction continueranno e continueranno ovviamente anche le ricette. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella Facebook, Instagram in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video.